Razor, fai schifo. I brawler che hai detto non sono forti e ho perso. Io, ragazzotti miei, faccio video su YouTube da quando ero un ragazzino. Infatti questo nickname lo scelsi nel 2013, ben 8 anni fa. Durante questi 8 anni ho sopportato un sacco di cose, perché comunque è normale, fa parte del gioco. Però siamo arrivati a un limite. Io ho quasi 24 anni, e di questi 24, 8 li ho passati in parallelo con questa mia seconda vita, con questo mio nickname. E dopo 8 anni io non sopporto che qualcuno mi chiami Razor! Ragazzi miei, eccoci qua con la Brawl Stars Championship. Perché è sabato, sono le 10:40 ora che la sto giocando. Anzi, io vi ho detto nel video di ieri di aspettare le 11. Quindi sto anche rischiando, attenzione. Ad ogni modo mi trovo con Scudella e Silent Gym new entry. Perché con Lorenzo c'è stato un imprevisto. Quindi lo vedrete comunque domani, perché domani la rigiocherò per una challenge. Quindi qua siamo pronti e andiamo, forse coraso. Allora, le mappe sono giuste, ovviamente l'ordine non è corretto. Ma nel video ve l'avevo detto che l'ordine probabilmente sarebbe stato un po' scammato. Ad ogni modo, qua intanto guardiamo se riusciamo subito a prendere questo senza morire. Ciao, me ne vado, bella bro, bellissima. Poi prendo anche questo. Beh, all'inizio direi che è stra ultra mega clean, ragazzotti miei. A becca di sta bottazza, perfetto. Robot nostro e abbiamo già un bullone per il prossimo. Sì, qua non è che facciamo robe super, iper, mega incredibili, ma ad ogni modo qualche bottarellina diciamo che non gliela si toglie a nessuno, perfetto. No, 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 no. Errore mio, dovevo aspettare con la ulti. L'ho tirata sapendo che Edgar salta. In effetti, potevo aspettare. Ma vabbè, va bene, ci può stare. A parte, ah, è morto. Ah, niente, l'hanno ucciso, perfetto. Amico mio, vabbè, quello glielo lasciamo. Tanto non è un problema. Lo facciamo così. Ah, no, non è morto, era camperato. Ma come era camperato? E i bolloni non li voleva? Per carità, sì, siamo in vantaggio per il prossimo già, però non è che abbiamo fatto tutti sti danni anomali. Quindi intanto prendo questi, visto che Silent Gym le prese con i nostri avversari. Sì, vabbè, ad ogni modo è vinta, ragazzi, dai. Vabbè, non è riuscito a buttarlo giù, ma ad ogni modo 5-4-3-2-1 e la partita è vinta esattamente. Ora, secondo game, Stu, Leon e 8-bit, ok. Io vado sempre a sinistra. Vediamo un po' se mi devo trovare qualcuno. Abbiamo Leon che comunque riesce a prendere il bullone. Questo però è mio. È comunque robot di livello 3, il primo, molto tranquillo. Ma guarda, facciamo... Bella qua la ulti, boom. Bella. Danni un po' a tutti lì. Beh, già direi primo robot strabuono, eh. Il robot direi nostro ormai. Leon perché di fatto va pure a morirci. Ok, anche sto game salvo cose strane dovrebbe essere andato. Se riuscissimo a chiudere con questo robot sarebbe proprio bellissimo, eh. Vediamo, vediamo, vediamo. Intanto faccio già così, così e cosà. Poi butto la ulti. Si è vinta così. Perfetto. Ultimo game. E dunque, quest'ultimo game com'è che andrà? Vuoi fare di nuovo così? Butto la ulti. È buona. Perché anche il Brock va giù, dai, è buono. Sì, non abbiamo tolto nulla, è il 6%, ma ad ogni modo ci sta anche così. Con calma, raga, senza correre, tanto l'importante è vincere. Ok, robot di livello 9. Qua si potrebbe fare così, 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 così e anche, perché no, cosa? No, però non abbiamo ancora vinto. Che scam. Vabbè, ad ogni modo, loro, raga, non hanno preso manco un bullone per cui. Come se ne potrebbe mai dire. E la partita l'abbiamo vinta ora. Perfetto, assedio. Andato. Ma procediamo adesso con dominio. Su dominio, come ho detto ieri, io starò più che altro qua a cercare di fare robe incredibili. Stando un po' indietro senza esagerare col push. Devo cercare di farmare la ulti velocemente. Poi farmare da quel momento ulti su ulti su ulti. Dall'altra parte c'è un tick, quindi sarebbe ottimo se l'Eugenio facesse il buchettino con la ulti, ovviamente, per togliere il tick. Occhio. Tanto loro non entrano, quindi. A posto, beh lì vedi esattamente come ho detto. Ha fatto il buchettino con la ulti. E quindi adesso il tick non può più avere la sua protezione. Io qua perché ho preso la ulti, te la butto di qua. Aspetta un attimo, statene calmettino. Usiamo un attimo il gadget così almeno. Ok. No, sono morto. Con calma, ritorniamo. Io qua faccio un po' di fatica ad entrare. E occhio perché non sta mica messi male i nostri amici. Usiamo il gadget al volo. Ok, oh perfetto. Adesso cerchiamo di prendere la ulti di nuovo velocemente. Te la butto di qua. Senza scammare troppo. Qua tanto Ems va a morire da solo grazie alla ulti. Ok. Qua perché il Beryl non può far nulla. Altra ulti. Io uso il gadget. Sta partita è un po' sudata, ragazzotti miei, eh. Cioè, per carità, stiamo vincendo tutto. Però, ma più che altro è l'Ems. Perché l'Ems se la sta cavando veramente bene. Ci dà parecchio noia. Per quel che riguarda Beryl e Tick, direi nulla di che, insomma. Se va giù Ems, non possono far nulla. Perfetto, infatti l'abbiamo vinta. Dai.
Procediamo, non ho visto chi abbiamo contro, ho visto... Sì, ho visto un energetic, Edgar e Beryl, vabbè, non dovrebbero creare problemi, diciamo. Qua appena prendo la ulti, ok, diciamo che adesso potremmo iniziare a fare robe super, iper, mega, astro, incredibili. Ok, altra ulti di qua. Secondo me, raga, adesso, a meno che non riescono a distruggerci in un qualche modo, dovrebbe essere fatta. Fino a quando prendo ulti su ulti, con le ulti che fanno ulti nelle ulti con delle ulti. Uso il gadget nel dubbio. Ok, ritorniamo mid e via. Perfetto, siamo a metà. Fino a quando passano tutti mid, raga, non possono fare nulla adesso, eh. Poi ovvio, se prendessi la ulti sarebbe meglio, eh. Dai, su, ok, ulti presa, dai. Vado a morire, ma non credo sia un problema. Facciamo così e direi che il game è vinto. Ok, poi abbiamo Nita, Bombardino e Sandy. Quindi qua sicuramente il Bombardino immagino che andrà a mettersi dietro. E invece no. Qua serve fondamentale, ok, ulti. Ora cerchiamo di prenderne subito un'altra. Tramite il Bombardino magari sarebbe bellissimo, ok. Perché no, magari anche tramite la Nita. Qua ne butto un'altra, boom. Vabbè, diciamo che tra la mia e la sua c'è sempre la tempesta qua in mezzo, eh. E occhio perché qua mi sa che potrebbero prendere un po' loro il dominio adesso. Anche se poi in realtà andiamo di gadget, va. Cerchiamo di buttarli giù tutte e due. Dai, vai giù, ti prego. Orsetto maledetto. Ad ogni modo 63-22. Se qua riuscissimo a tenere botta, direi che il game è andato. Ulti qua sopra. Cioè che sia andato, ovvio. Cioè nel senso, non metto il dubbio il fatto che non sia andato. Il problema è quando sarà andato. Niente, qua devo lasciarlo un po' a loro. E adesso si potrebbe di nuovo riattaccare. Vai, tutti un po' one shot. Vediamo se riescono a dare i colpi di grazia. Occhio ragazzotti miei che si sta recuperando, eh. Non buono. Ok. Oh, questo volevo vedere. Perfetto. Arrivati a sto punto, la Nita va pure giù. Ok, vinta ragazzotti miei. O almeno credo. Dai, veloce veloce, 95. Uso il gadget. 98, 99, 100. Allora, adesso è il turno di rapina. Io con Colt, come vi ho detto ieri, andrò a destra. Uso il gadget e vado a fare un bel buchettignoz. Perfetto, così possiamo passare. Ora, vediamo se qua viene qualcuno. Sembrerebbe di no. Anzi, sono tutti andati mid. Bellissimo. Guarda che belle bottazze che vado a tirare ora. Spettacolo. Qua arriva la rosa, ma tanto non è un problema in questo momento. Anzi, uso il gadget. Ah, così, ma come? Niente, ragazzotti miei, tranquilli. Io vi distruggo la torre, non c'è problema. Posiamo la ulti su rosa, così ce la togliamo subito. Perfetto. Qua facciamo così. Olà. Vabbè, vado giù, ma in realtà 122 direi che è vinto ormai. Sì, sì, Colt, tranquillo. Così proprio. Ah, beh, molto bene. Posso andare... No, niente, il colpo di grazia lo dà Scudella. Primo game andato. Secondo game, uguale a prima. Colt, Umbra e Dynamite, ok. Già la loro comp mi sembra più interessante rispetto a quella di prima. Occhio ad Umbra che potrebbe comunque laserarmi. Ha usato tutte le hit. Non è vero, non avevo usato tutte le hit. Ecco, ancora non si passa, eh. Molto interessante la cosa. Ok, qualcuno è passato perché ce l'abbiamo all'87. Cioè, ce l'hanno. Se qua riuscissi con la ulti ad andare sotto torre, boom, bellissimo. Bello. E tu, Dynamite? Ma... No, ma come m'ha per... Miglior Dynamite del mondo. Ma vacci a morire, va. Occhiarello, che comunque questi non sono malissimo, eh. Diciamo che sanno il fatto loro. Qua con la ulti potrei gentilmente andare a tirare una bella bottazza. Ma ragazzi, sto Dynamite vi giuro che predicta tutto. Ma vacci a morire, va. Peccato che non sia riuscito a tirare la ulti. Ad ogni modo 76-23. Dai, io ho una ulti da tirare. Anzi, qua me la passerei anche mid. Una bella ulti qua. E vacci a morire, va. Perfetto, vinta. Colt, Dynamite e Jesse. Simile a prima. Già qua non so perché, ma mi sento più tranquillo, ragazzotti miei. Già rispetto a prima. Sì, rispetto a prima sto notando. Posso prendere la cassa? Sto notando un po' di scam da parte degli avversari. Facciamo così. Perfetto. Facciamo così. Qua prendiamo anche il Dynamite. Bella bro, che ti sta a bottazza. Sì, direi che c'è una differenza abissale tra questo Dynamite e quello di prima. Proprio un altro mondo. Infatti qua la velocità della luce sembrerebbe che potremmo anche vincerla. Occhio alla torretta. Perfetto. E anche rapina è andata. Prossimo game siamo su ricercati. Già posso dire che è vinta perché ho visto nel primo. Quindi come se ne potrebbe mai dire. Come ho detto ieri, se già qualcuno qua contro ha un tank è quasi impossibile perderla. Il rischio potrebbe sempre esserci, però è abbastanza improbabile. Infatti come potete notare nel primo si sta là tranquillo e spensierato. Però il problema è che non potrà mai passare. Ecco, vieni qua amico mio il primo. Sì, tu mi tiri sta bottazza, per carità, l'accettiamo. Mi rompi tutto. Ho già usato tutti e tre i gadget, quindi ora non può veramente far nulla. E niente, noi siamo 4-1, belle cillate. No. No, m'ha preso, mannaggia i pesci. Ok, ulti. E faccio morire, va.
E per favore, su. Il primo non si vede più, ragazzotti miei. Cioè, il primo letteralmente sta camperando perché ha capito che non può far nulla, mi sa. E fa anche bene, piuttosto che rischiarsela. Ah no, eccolo. Sì, bro, grazie mille. Due killettozzole. Cioè, due killettozzole. Due stellozzole, easy. Qua l'hanno ucciso. Non ho visto. Ah no, è scappato dall'altra parte. Qua comunque ci va a morire, perfetto. E direi che il game è vinto. Ma immaginavo, cioè, ve l'ho detto, con il primo contro non possono far nulla. Ok, vediamo un altro tank. Oh, no, niente tank a sto giro. Però doppio lanciatore. È doppio lanciatore, però occhio perché potrebbe essere pericoloso qua. Dato che per rompere, sì, per carità, abbiamo Iris, però attenzione. Ottima, prima kill nostra. Perfetto, 4-1. Se manteniamo le distanze, in realtà i lanciatori non ci possono fare niente, ipoteticamente. Qua Semino prova il push. Vado di gadget. Con calma. E occhio, ragazzotti miei, che ve l'ho detto, sti lanciatori in realtà possono essere un po' pericolosi. Dai, muore, amico mio. Niente. Sei a 4, dai. Muori, muori, muori. Perfetto, va giù, dai. 8 a 7, raga. Bisogna solamente tenere botta. Ti curo. Per 10 a 7, dai. Bisogna tenere botta contro il tick. Occhio, 14 a 11. Ok, l'ho vista un po' male. Piper, Tick e Mr. P. Comunque, ragazzotti miei, ovviamente vi lascio il loro Instagram in descrizione. Mi raccomando, passateci. Bisogna ringraziarli in un qualche modo. Oh, wow, wow, wow. Perfetto. Per prendere la stella mi sono andato ad ammazzare. Beh, ad ogni modo 6 a 2, molto bene. Attenzione qua, Mr. P che non ha più hit, quindi potrebbe essere anche molto facile da buttare giù. Infatti, la torretta perché non è un problema. Qua il Tick vuole provare a fare robe incredibili. Se lo riuscissi a prendere sarebbe bellissimo, non ve lo nascondo. Faccio morire, ti prego, però no. Almeno gli ho fatto usare il gadget, quindi dai. Qua la ulti di Semino, grande che è andata sul Tick. Beh, molto bene, ragazzotti miei, che dire. Qua puoi morirci? Grande bro. Bella ulti. No, purtroppo non l'ho preso, peccato. Dai, faccio morire ora. Ok, dovrebbe andare giù. Perfetto, 22 a 7. Ha voglia, distrutti questi. Becca di sta bottazza. Sì, sì, amico mio, ma tu puoi provarci, per carità, fai bene. Però come se ne potrebbe mai dire. 28 a 7. E 37, perfetto. Ed eccoci qua adesso su Foot Brawl. Ovviamente stessa comp di ieri, tutto uguale. Io con Bibi ovviamente devo andare a destra dove ci sono le casse triple. Occhio che potrebbe anche essere sinistra, dipende come gira il game. E fanno con loro, così vado. No! C'è il Frank tranquillo, spensierato, è passato e via. Qua stanno usando Pocio doppio tank. Comunque sembra, ma funziona ancora. Ma ci avete già fatto gol prima, ragazzi. Insomma, ragazzotti miei, speriamo di non ricevere più una batosta del genere. Per carità, possiamo perderne un'altra e devo andare a sinistra. Quindi ok, però... Allora, con estrema calma, no? Intanto tu becca di sta bottazza. Vabbè, ci vado giù. E va giù lo stesso comunque, perfetto. Io sono qua, tranquillo. Ovviamente arriva lui che fa il cagacà, ma stavolta non mi hai fatto, godo. Allora, vediamo se riusciamo piano piano a passare qua. Sandy, vai giù, grazie. Qua posso provare a prendere io la palla. E provare anche ad andare a far gol. Invece no, però il gol dovrebbe comunque starci, perfetto. Qua sicuramente userà il gadget, forse no. Cos'è, li hai usati tutti, bro? Prendo la palla. Vediamo se riesco già così. Vai, 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 vai. No, peccato. Ma su Energetic che è nel nostro spawn, che sta facendo precisamente? Si è accorto che la palla... Vabbè, adesso ce l'hanno loro, ok, però... Mancano solo 15 secondi, dai, non... la palla è nel nostro spawn. Sembra che a quanto pare l'Energetic si sia prearreso. Ok, è il primo game, direi che è andato. Perfetto. Ok, meno male che non hanno Pocio doppio tank. Hanno la comp molto simile alla nostra. Io devo andare a destra, mannaggia che ogni volta cambia qua. Oh. Piano piano avanzo. Qua posso passarla al bombardino. E poi provare ad andare a fare un gol. Perfetto, me l'ha ripassata al bombardino completamente a caso, dai. O è morto, non so bene cosa è successo. Quindi ripartiamo, avanziamo piano piano, tanto fretta non ce n'è. Ok, metto qua adesso. Andiamo, non so da che andare, aiuto. Vediamo se riusciamo a chiudere. Veloce, 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 veloce. No, peccato, vai che forse Scudella ce la fa. No, peccato. Facciamo così, uso la palletta. Ok, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Purtroppo qua però prende la palla Silent Jim. Io qua provo a scappare in un qualche modo. E niente, per ora il secondo gol ancora non arriva. Dai, mancano solamente 15 secondi, basta tenere botta. 10 secondi, forse Corazzo. Non mi piace tanto il fatto che la palla ce l'abbiano loro, ma ad ogni modo qua lui va giù.
in teoria non possono farlo. No, in 3 secondi non ce la fa. Perfetto, secondo game andato pure. Terzo e spero ultimo game. Con calma, estremissima calma. Si avanza piano piano, senza fretta. Quella, bello qua. Bellissimo, spettacolo. Uso il gadget. Vediamo se riusciamo a chiudere. Uso la ulti. Si sperava di fare qualche danno in più in realtà. Bella la palla che ha dato il colpo di grazia però. Dai su, faccia morire. Dai, muori. Grazie. No, ancora vivo. Ok. Occhio a lui. Perfetto. Vai, tutto libero adesso. Grazie per la palla. Ah, peccato. Ci ho provato. Sì, qua ho anche sbagliato io perché ho usato la ulti per tentare il tiro. Cioè, il gol potevo anche non usarla. Ok, buono il gol, però mi sono bruciato una ulti per il nulla, ecco. Beh, speriamo che non sia un problema quello. Potremmo fare una partita completa su Foot Brawl. Almeno una delle tre, dai. Passiamo qua dietro, che potrebbe arrivarmi qualcuno dalla tempesta di Sandy. Vabbè, la riescono a buttarlo giù, perfetto. Qua io posso provare in realtà a tirare una bella bottazza a Nick. Che sì, per carità, mancano 12 secondi, si potrebbe tranquillamente anche non andare a chiudere, però insomma, cioè... E che fai, non la vai a chiudere almeno una partita? Dai, su, lasciateci passare, please. Oh, almeno una partita l'abbiamo chiusa. Ragazzi, partite su Foot Brawl non sono state facilissime. Una l'abbiamo anche persa, anzi, ci hanno proprio laserato in quella persa. Ma ad ogni modo, abbiamo vinto con solamente una sconfitta, potevamo farne un'altra. Peccato perché il clutch sarebbe stato più contenutistico. Ad ogni modo, andiamo anche qua a vedere il messaggino. Eliminatorie sbloccate, robe incredibili sbloccate. E adesso dalla sezione eSports, come sempre, si può andare avanti. Quindi, ragazzi, vi ricordo di passare dall'Instagram di Scodella e Silent Gym che trovate giù nella descrizione. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Ovviamente un bel like, iscrizione. Così, classico, bellissimo.